propongo un patto. 10 minuti di un'esperienza nuova. Che cos'è che non riesce a fare? Ogni settimana, prima della nostra seduta, dovrà cimentarsi in qualcosa che non ha mai fatto nella vita. Qualsiasi cosa. Che la entusiasmi, che la disgusti. Accusano di furto. Ma deve entrare in territori sconosciuti. Sono andata a un funerale. Ma di chi? Non lo so. Siamo diventati grandi insieme. E poi qualcosa si è rotto. È possibile che non ti accorgi di niente? Che mi stai lasciando? Ti ho già lasciato. Volevo partire da te, Maria Sole. Allora, 10 minuti, un film molto terapeutico, come lo è stato il libro da cui è tratto. C'è tanta psicologia, come spesso accade nei tuoi lavori e in quelli di Francesca Archibugi, che ne ha curato la sceneggiatura. Volevo parlare con te di questo. Secondo te, quanto è importante che il cinema affronti questi temi, oserei dire, un po' esistenziali, in cui lo spettatore può comunque trovare un conforto, come questo film? Ah, non so quanto sia importante, posso dirti che quello che per me è più congeniale, cioè a me piace proprio raccontare queste storie e questi personaggi e entrare proprio nell'anima, nel cuore dei personaggi, che sono sempre, quasi sempre un po' sofferenti, però poi vincono, non so come dire, cioè sempre un finale che li porta a risolversi, se non sono già risolti. E in questo caso nel libro di Chiara Gamberale c'era proprio questo, no? Questa forma di rinascita a fatica di una donna che si trovava in un momento terribile, abbandonata dal compagno, senza lavoro, cioè con un futuro davanti nero, e attraverso l'incontro con questa psichiatra e attraverso l'incontro con una sorella che non conosceva e tutte le prove che andrà ad affrontare, riuscirà realmente a farcela. Certo, c'è tanta psicologia e con Francesca Archibugi ci siamo divertite moltissimo a prendere dal libro di Chiara tutto quello che ritenevamo giusto per il nostro adattamento, ma anche ad inventare personaggi nuovi e andare ancora più a fondo, diciamo, a questo discorso legato alla psicologia. A Barbara, volevo in realtà farti inizialmente la domanda, forse un po' banale, se dopo questo film hai provato anche tu a cimentarti in qualcosa di nuovo, però poi ho pensato che voi attrici, allargo la domanda anche a Fodini, in realtà i 10 minuti li affrontate ogni volta che vi buttate in un nuovo ruolo. È così? Cioè è una terapia ogni volta che accettate un nuovo film? Beh sì, in un certo senso sì. Sì, lo è. Ti metti, è un po' un salto nel vuoto quello che fai. Perché ovviamente un personaggio non è mai, diciamo, non è mai uguale a quello che hai fatto. Sono 10 minuti in una vita di un'altra persona. E quindi sì. Ma posso permettermi anche di dire che normalmente 10 minuti sono il tempo di un provino? Sì, sì. Avete pensato? Sì. Dipende da quale provino. Sì. Non i miei. Però esatto, in generale, rispetto agli attori, spesso i provini degli attori non durano più di 10 sì. minuti. E che 10 minuti sono, sì, credo, per voi. Sì. Quindi possiamo dire che i 10 minuti degli attori sono i provini. Sì, forse ancora di più sul ruolo, perché uno ci va, almeno io sui provini cerco di sconnettere il cervello, non ci penso troppo. Però sul ruolo invece, quando uno inizia un progetto nuovo, veramente ci si dà e ci si immedesima, quindi è vero che è terapeutico. Io credo che forse è anche per questo che io mi sento, non sono una persona che fa molta autoanalisi da sola, credo, nella mia quotidianità, però il lavoro mi spinge a farla e questa è comunque una grande catarsi. Fodini, quando ci siamo incontrati a Venezia mi ha colpito tanto quando hai parlato di tragedia e commedia. Sì. Tu hai detto che c'è tanta ironia nei ruoli drammatici. Sì. E forse questo film ne è la dimostrazione. Ma io infatti stavo pensando, perché le domande erano anche attinenti ai 10 minuti, e stavo molto pensando al film, perché ci sono, si creano dei momenti comici nel film che sono però alle volte molto ironici, nel senso che Bianca viene messa davanti magari a delle sue incapacità caratteriali che piano piano cominciamo a conoscere lungo il corso del film, ed è questo che li rende anche comici. E forse la comicità sta anche nel modo in cui lei si relaziona agli altri personaggi, non sono dichiaratamente comici i momenti, ma magari ci fanno sorridere, uno perché ci medesimiamo,
e due perché vediamo la lotta che lei fa verso questa cosa, e questo di sicuro ha un'ironia, cioè non lo so, io almeno lo interpreto così, che non vuol dire che non siano altrettanto profondi, non ha niente a che fare con la profondità delle scene o il dramma delle scene. Torno un attimo su di te, Barbara, hai detto che questa Bianca ha molto di te, insomma ho letto che hai trovato tanti punti di raccordo, ecco, che sfida è stata interpretare questo ruolo e, lungi da me entrare nei dettagli, però recitare anche con il tuo compagno sul set, che emozione è stata? No, è stato molto strano, perché ovviamente ti senti guardato, diciamo, no? Anche insomma, da una persona che ti conosce molto bene, quindi con cui non è che non puoi fingere più di tanto, ma soprattutto diciamo che di base noi non è che fingiamo, lo facciamo veramente, quindi era quelle cose che ci dicevamo, secondo me da qualche parte ci risuonavano anche nella nostra vita, perché penso che comunque in un rapporto di coppia si possano instaurare naturalmente delle dinamiche per cui dai delle cose per scontato, non riesci a vedere quanto l'altra persona ti stia dedicando quel tempo e quanto quel tempo sia importante, quanto a volte tu ti possa lasciare andare in tue problematiche, no? Tanto da dimenticarti di chiedere all'altra persona: ma tu come stai? Com'è andata la tua di giornata? Cioè, se sei molto presa dalle tue cose, a volte puoi perdere di vista anche i bisogni dell'altro. Quindi questo, la storia di Bianca è chiaro che era anche la mia storia, cioè nel senso il percorso che faceva lei è anche quello che ho fatto io, ecco, quindi le ho voluto bene come un'amica, come una sorella, perché capivo che non c'era dolo in quello che faceva, sono soltanto delle dinamiche che uno a volte mette in atto naturalmente, purtroppo. Io vi ringrazio. Grazie a te. Grazie.